Il momento più alto della perdonanza celestiniana è quando alle 20 quasi il cardinale Beniamino Stella apre, dopo tre colpi con il ramo d'ulivo, la porta santa della Basilica di Collemaggio, dando via al giubileo istituito nel 1294 da Papa Celestino V, il primo e più antico giubileo della storia. Migliaia di fedeli in fila per attraversarla e ottenere l'indulgenza plenaria. Molti pellegrini giungono da fuori l'Aquila per chiedere perdono, per riflettere sul messaggio di riconciliazione lasciato in eredità da Papa Celestino. Da dove viene? Da Napoli. La Porta Santa lei è passata con quale spirito? Di pace, di serenità e di tutto. Lei crede, immagino? Sì, sì, cattolica. È stato bello, è stato emozionante? Sì, sì, emozionante. Perdonare tutto quello che ho fatto durante l'anno. Con che spirito c'è entrato? Con spirito molto religioso, veramente. Io sono una persona molto devota, quindi per me è veramente sentita questa cosa. Il mio spirito è ieratico ed è realmente credente, quindi è uno spirito di colei che va a chiedere perdono per le cose commesse, per quelle che sono così aleatorie. Un messaggio di misericordia e pace sempre attuale, che ogni giorno, ricorda padre Quirino Salomone, dobbiamo far nostro. Allora, portare al cuore una miseria. Allora, chi ti grida aiuto ha un bisogno. E non fare né i sordi, né i muti e né i ciechi. E questo significa, la parola misericordia significa portare la miseria, la necessità, il grido d'aiuto al cuore. Se ci sarà questo atteggiamento, intanto è un onore per la creatura umana capace di essere attenta al grido di aiuto. E soprattutto è una speranza che anche gli altri saranno attenti al tuo grido di aiuto.